Oggi è sabato sera. Miau. Bello, Thanatos. No, Morgana non preme i tasti. Dobbiamo aumentare l'agilità. La magia dobbiamo aumentare di Thanatos. Miau. Beh. Oggi è sabato. Vuoi uscire, Koromaru? Andiamo a fare una passeggiata con Koromaru, direi. Sta arrivando qualcuno. No, Kenji, no. Miau. Quanto sei coccola oggi? Oggi è domenica. Yukari? Yes, who is Sì, chi it? è? It's me. Sono io. Oh. Oh. You don't stop Non by very passi often. spesso da me, senpai. Is something Qualcosa non wrong? va? No. No, volevo solo parlare un po'. Aw, Oh, ti feeling senti cool? sola? Hey, are you Mi teasing stai me? provocando? No! No, forse un Wow, just a pochino. little. Miau. I wonder what Miau. this Nyx is Chissà com'è like. Nyx. Hey, Ehi, credi che sia nel can you hear Tartaro? us? I have no Non ne idea. ho idea. Oh, Oh, by the comunque way, ho preso la mia I have a friend. decisione. I want to fight Voglio you combattere anyway. fino alla fine. It's better than Meglio giving che non up. fare nulla. That's why you're È here, per questo right, che sei qui, Senpai? vero, To Senpai? Per talk about our parlare della future? decisione. Yes, Credo it is. di sì. You're so Sei easy. così prevedibile. I've made my decision. Anch'io ho deciso. Kirito is Il making the Kirijo moves sta right. facendo i salti mortali per sanare la situazione. L'azienda Kirijo. After I graduate. Dopo il diploma, ho intenzione di prendere le redini del gruppo e riprendere il lavoro di mio padre. Hanno giusto il gruppo Kirijo. I cannot turn back now. Non potrei tornare Not if indietro, I nemmeno want se lo to. volessi. But what if E you se die? morissi? If I die defeating Se Nyx, dovessi morire per sconfiggere you will Nyx, have to toccherà al live gruppo long enough. Kirijo proseguire senza di me. But I am Sono confident convinta you che will rispetteranno la mia eventually. volontà. Ryoji said E he Ryoji ha wouldn't detto be che non here, si può sconfiggere Nyx. but I kind of Ma wonder continuo a about that. chiedermi se sia vero. Miau. I don't think our special D'altronde, friend credo che will nemmeno il either. nostro membro speciale possa morire. I agree. Concordo. Death La dwells morte deep dimorava in within lui our e finest amplificava le souls, sue abilità. and he Ma è lives sempre on. stato comunque eccezionale. He's an interesting È un guy, tipo but interessante, vero? you're right. Già. You know, Sai, if se le things cose don't dovessero work andare out, male, penso che sarò people comunque will in still be pace. okay, as long as Purché I'm io with resti con everyone. tutti voi. Honestly, it doesn't matter Sinceramente, what non è we don't importante se try. moriamo o no. All that È matters is importante what we essere fieri di try come to abbiamo prevent. vissuto. And I'd be proud if we E ne decided sarei to fight fiera se Nyx. decidessimo di affrontare Nyx. Does your decision have Tuo anything to padre ha do with me? influenzato in qualche modo la tua decisione? A Un little. po', But ma è it's not stato più about ciò me, che provo how io I a fare feel. la differenza. I understand. Capisco. Senpai, Senpai, quando eravamo a when you were Kyoto, in mi hai Kyoto, chiesto you di stare asked al tuo this thing. Do fianco. you Ti remember? ricordi? Yes, I Sì, remember. certo. We will fight Combatteremo together. insieme, Yukari. Together. Insieme. Ok. Oggi è domenica. Io voglio ricominciare a riguardare il mio modo di parlare. Molto spesso sbiascico e mi rendo conto sia spesso anche per pigrizia. Ma secondo te è solo per quello? Sai dirmelo? In caso, come potrei migliorare l'articolazione? Bastano degli scioglilingua? Sì. Letteralmente sì. Quello e rallentare il tuo modo di parlare. Ciao Tedarv, grazie per il tredicesimo, bentornato. Allora, social link. Oggi è domenica. Possiamo uscire con Mamoru? Mamoru Hayase. Allora andiamo da Mamoru. Mamoru Star Arcana. Siamo già all'8? Sì, dobbiamo aprire allora la pagina adatta. Mamoru Hayase. Rank 9. 1-2-1-1. Andiamo. Sarete Letma Comics? No. Area commerciale di Watodai. Ha avuto modo di vedere il nuovo sistema di one shot di Critical Role, Candela Obscura? Non ancora. Uè, Micio! Come va, Shane? Mangio boccone? Sì. Area commerciale di Watodai. Tu e Mamoru avete mangiato del ramen insieme. Beh, il torneo era ieri. E hai vinto? Che razza di domanda è? Mamoru sfoggia un enorme sorriso. Sono arrivato primo, ovviamente.
Festeggia la sua vittoria. Ma dai, perché mi hai preso? Beh, grazie comunque. Ma Moru sembra felice. Beh, ora la mia carriera sportiva è probabilmente terminata davvero. Mi lascia un senso di vuoto, sai. Cosa farei adesso? Sto pensando di iniziare a lavorare, in realtà. Ma Moru è di buon umore. Guadagnerò abbastanza per sostenere la mia famiglia. Penso che ormai sia la mia responsabilità. Ne ho già uno in mente. Mio padre aveva conoscenze in una fabbrica di automobili, per cui mi proporrò là. Mamoru è ammutolito. Però è molto lontana. Ordina noodle extra. Dai, offro io. Ringrazialo per la generosità. Dai, su, mangia quanto vuoi. Mamoru sembra felice. Ciao, mastro. Mi hai aiutato a capire un sacco di cose, sai. Ho sempre dato la colpa di tutto alla scuola o alla mia famiglia. Non volevo accettare di essere responsabile. Ho avuto molta fortuna, sai. Se non ci fossimo conosciuti, sarei ancora un idiota. Non ti dimenticherò. Mamoru ti ha parlato della sua decisione di trasferirsi a lavorare. Il vostro rapporto si è rafforzato. Visto il prezzo della collector di Street Fighter 6, no, me la potete tenere. Ci fossero state la statua di Juri e Cammy, io l'avrei acquistata indipendentemente dal prezzo. Ma di Kimberly e di Luke me ne frega un cazzo. Beh, devo iniziare a fare i bagagli. Non posso continuare a rimandare. Dovremo pranzare di nuovo assieme dopo la scuola. Chissà quante altre occasioni avremo dopo questa. Il ramen è troppo buono per rinunciarci, vero? Tu e Mamoru avete chiacchierato fino al tramonto. Hello. Ciao, Ken. Allora, salviamo. Oggi è domenica. Andiamo, direi, a fare i giochi. Sparito qualcuno? Perfetto, confermato. No, non voglio Jack Frost. Sì. Mole Walker's Lucky Fortune. Magia. Chi è il gagno peggiore in persona? Il gagno peggiore di persona. È una bella domanda. Ah, oggi sono pubblicati i risultati degli esami. Andiamo a prenderci il primo posto, come sempre. Hai il voto più alto della classe. Tutti ti guardano con rispetto. Improvvisamente ti è tornata in mente una cosa. Mitsuru ti aveva promesso un regalo se avessimo ottenuto il massimo dei voti. Ho iniziato Titan. Lei cosa ne pensa? No, professore Dogawa, no! D'accordo, iniziamo. Tokami e Mitama. Oggi parleremo finalmente della magia qui in Giappone. Anche se credete di conoscerla già, probabilmente non è così. Ormai sempre più persone credono magia sotto cultura, d'utilità. Ma ciò che viene messo agli angoli nella società odierna un tempo era fondamentale per il Giappone. Si potrebbe persino dire che magia fu inventata in Giappone. Dopotutto, la regina di Yamatai Kokimiko era una sciamana. Pare che utilizzasse una magia chiamata Kido per controllare il paese. Purtroppo non abbiamo modo di sapere che tipo di stregoneria. Lo stesso vale per il pronunciato Toku, che è centralizzato. Praticava l'omnyodo, quindi in certi sensi anche lui era un sciamano. Con origini del genere, magia è stata centrata su Giappone stesso. Nel periodo Heian, per esempio, fu creato l'omnyoryo, nel quale gli omnyoji schiacciavano gli spiriti maligni e davano consigli spirituali. Forse ne avrete già sentito parlare con la leggenda di Abeno Seimei. No, io perché ho visto a Benobashi, il quartiere commerciale di magie. Persino nell'era dei samurai, i maghi avevano un ruolo importante. Potremmo considerare dei maghi anche molti generali che studiarono sia divinazione che strategia militare. Mi state ascoltando? Non vi avrò mica ipnotizzato. Vi farò una domandina per vedere quanto eravate attenti.
se sbagliate ci sarà una nuova parola tabù. Tohogami Emetawa. Shane, quale stregoneria si dice abbia usato Himiko o Miodo? Sbagliato. Vabbè, sti cazzi. Ah no, era... Vabbè, non importa. Allora, sentiamo. Era il Kido, giusto? Il fatto è che quando leggo il professore Dogawa non memorizzo. Pulpez, grazie per il 38esimo, bentornato. Allora, oggi è lunes. Yukari... No, Yukari è maxata. Yukari è maxata. Fuka al 7. Mitsuru al 3. Consiglio studentesco al 4. Squadra atletica al 6. Fotografia all'8. Bebe al 3. Atleta rivale quasi al massimo. Allora. Allora, dovremmo maxare Fuka, ragazzi. Perché se no rischiamo che... ma oltretutto non c'è Mitsuru, quindi maxiamo Fuka. Bene così. Fuka che dobbiamo portare all'8. Quindi apriamo la sua scheda. Fuka Yamagishi. Oh, Shane, c'è una cosa di cui voglio parlarti. Andiamo, certo. Grazie. Allora, andiamo sul tetto. Voglio scusarmi per come mi sono comportata l'altro giorno. Ho pensato molto a cosa provo. Ogni volta che dubito di qualcosa, comincio subito a pensare negativo. Spesso mi chiedo che pensieri fai tu quando devi prendere una decisione importante. Ci ho riflettuto a lungo. Nessuno sa cosa ci riserverà il futuro. Quanto ci si prepari è impossibile prevederlo. Quindi l'unica cosa che si può fare è credere. Bisogna pensare positivo, come se il futuro ci sorridesse. O come direbbe Jovanotti, come se il futuro ci sorridesse. Non credo di riuscirci ancora bene, però. Scusa, tu queste cose le sai già. Quindi, Shane, perché hai sempre un atteggiamento positivo? Perché son vivo, perché son vivo. Fuka! È la mia personalità. Questo dipende da quanto è forte una persona. E tu sei molto forte, Shane. Fuka ti ammira. Io penso di apprezzare questa qualità in un ragazzo. Capisci cosa prova Fuka? Il vostro rapporto si è rafforzato. Il motivo per cui ero confusa prima era che pensavo che dopo aver ripagato tutti per la loro gentilezza non avrei più avuto nulla di cui parlare con te. Ma ora so che non ha importanza. Ciao Iradon, benvenuto. Voglio stare con te, Shane. Siamo sempre stati amici. Brenzon Fuka! Anche io voglio stare con te. Sì, grazie. C'è qualcosa che non va, sento la faccia che va a fuoco. Adesso torno al dormitorio. A dopo. Vai tranquillo, Mirko. Dopo aver salutato Fuka hai deciso di tornare al dormitorio. Che mi sono perso un botto di roba, David. Oh, hey. Ciao, Yukari. Oggi è il 21 dicembre. Mancano meno di 10 giorni alla vigilia di Capodanno. Per qualche motivo non ho paura. Beh, forse un po' ne ho. Batterò comunque. Che si vinca o si perda, farò comunque del mio meglio. 9 giorni. 9 giorni per maxare Mitsuru. Come cazzo si fa? E abbiamo corso, raga. Abbiamo corso. Vediamo se... A quanto pare devo sposarmi, non ho alternative. Il test di gravidanza della mia fidanzata è positivo. Congratulazioni. Ah, già.
È questo che si dice di solito. A ogni modo, l'uomo ti guarda. Ehi, posso chiederti una cosa? È Vincenzino di Catherine! Ti ho parlato dello strano sogno che faccio, vero? Credi che continui a fare quegli incubi perché ho tradito la mia fidanzata? Probabilmente. Quindi lo pensi anche tu. La sono cercata, eh. Si dice che se non ti svegli dal sogno prima di toccare terra, muori. Chissà se alla fine morirò nei miei sogni. Ah, scusa, continuo a dire cose folli, vero? Ehi, ricordati di me, ok? Questa forse è l'ultima volta in cui potrò bere liberamente. Se ci rivedremo, finirò di raccontarti la mia storia. Ovviamente di sicuro non avrà niente a che fare con i tuoi problemi. Accidenti, mi sono davvero sfogato con te. Di solito sono gli adulti che dovrebbero ascoltare i problemi degli studenti. Mi sento uno schifo. Attenzione mentre torni a casa, ci sono un sacco di matti in giro. Ci si vede. E questo era Vincent, protagonista di Catherine, altro gioco sempre dalla Atlas. E allora... vediamo se Koromaru vuole uscire. Koromaru! Pa. Quando viene qui, Koromaru sembra felice. Credo che passerò spesso qui anche quando sarò a passeggio da sola. Forse è inopportuno, ma... quasi Natale. E, beh... tu... ma... Mitsuru? Lascia stare, dimentica quello che ho detto. Hai chiacchierato tranquillamente con Mitsuru. Pa. Sembra che Koromaru abbia finito di giocare. Bentornato. Sembra proprio che tu ti sia divertito. Rientriamo. Certo che ho visto il sequel del Dog of Wisdom, ovviamente. Morgana. Brrr. Chi c'è nel tartaro stavolta? Buongiorno, sono Elizabeth. Chiamo per importarti che, per informarti che altri esseri umani sono finiti nel... Credo uno questa volta. Non rimandare troppo il salvataggio. Arrivederci. Miau. 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 Utopia. Non mi interessa. Higonda. Ciao Nick. Finalmente è ora di pranzo. Ciao Zenek. Ti trovo bene. Hai impegni dopo la scuola oggi. Mi piacerebbe parlarti. Sono disponibile, milady. Capisco. Beh, ti andrebbe di farmi compagnia. Non ho niente da fare oggi. Fammi sapere. Posso parlarti un momento? Quando è la prossima volta che hai intenzione di venire al club? Mai. Finché c'è Mitsuru, mai. Veramente mai sta... non saprei. Oh, ok, è solo che volevo parlarti di una cosa. Pensavo che forse potresti aiutarmi. Beh, allora ci vediamo. Sembra che Keisuke stia nascondendo qualcosa. Miau. Miau, che cinema. Ciao, Khaleesi. Ti giuro, Michele, non c'è niente che mi sfondi le palle più di Edogawa. Santuario Naganaki, andiamo a vedere se ci ha fatto la carta. Signore della magia. Ok. Ah, prima ne facciamo copiare un'altra. Sai mai. Perfetto. Allora, persona. Thanatos. Maestro d'armi, potenzia fuoco, Megidola, Maragilao. Stoicismo. Survive Light, rimonta. Ti danni d'attacco normale, attacco tempesta, no, da taglio pesante, potenzia fuoco, Megidola, no, da taglio pesante è un nemico. Se gli metto cosa della magia, che cosa gli togliamo? Gli togliamo rimonta, immagino. Risposta agli attacchi fisici.
È la mia bestia, Michele. E noi come equip cosa abbiamo? Bambola di feltro. Ripristina SP a ogni turno. Minchia, sarebbe da mettermi il potenziafuoco. Aumenta molto schivata, 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 schivata. Aumenti danni da ghiaccio. Probabilità più. Chance di risposta. Ripristina pochissimi HP. Cura un HP. Se scendono a 0 una volta. SP, ripristina SP a ogni turno. No, per ora no. Il burst di Agi non ce l'ha Junpei. Lui ha quello normale, Dreamer, non quello potenziato. Ok, possiamo tornare a scuola. In questo gioco Thanatos ha Porte dell'Ade. No, Porte dell'Ade gli è stato dato proprio in Persona 5. Ciao, postino. Aula. Salutiamo. Ma poi il social link del carro e della stella li hai maxati. Della stella manca un rank e del carro ne mancano due. Allora, sarà 200. Zenek, ho visto i risultati degli esami. Ottimo lavoro. Un ottimo risultato considerando tutto quello che hai dovuto affrontare. Ecco una ricompensa, il set di... Medi Harahan. Oh, pure. Allora, Perusona. Thanatos... Resistenza, bisogna aumentarli. Ora, con il set di carte del re. Miau. Che cazzo è? Miau. Eccolo qua, re di denari, bastoni. Eccolo qua, re di coppe. Bello, bestione. Sì? Lailara, sempre grandissima. Mezzanotte, ci dici se sei anche in Across the Spider-Verse? Non sono in Across the Spider-Verse. Ti piacerebbe tornare a doppiare Miles in Marvel Spider-Man 2? Assolutamente sì. E qualche tua persona potrebbe anche imparare Medi Harahan. Sì. Ma prima di buildarmi, tra virgolette, i persona finali, io adesso mi sto buildando solo Thanatos. Poi a tempo debito, perché dipende da che livello siamo. Sì, andiamo Mitsuru. Sì, rango di affinità sociale dovremmo essere al 4. No, al 3, dobbiamo fare il 4. Apriamoci il 4. Mitsuru Kirijo. Rank 4. Rank 4, 2, 1, indifferente. Il gioco finisce a gennaio? Non me lo ricordo. Usciamo, Mitsuru. Liceo Gekkokan, biblioteca. Abbiamo poco tempo per poter stare assieme così. Presto ripenseremo a questi momenti con nostalgia. È successo qualcosa? Sono solo stanca, non devi preoccuparti. Mitsuru sembra infastidita. Da quando mio padre non c'è più, ho dovuto affrontare diverse difficoltà. La mia eredità, il futuro dei Kirijo. Le aspettative di tutti i coinvolti. Probabilmente non potrò andare all'università o iniziare una carriera. Dovrò trovare un'altra via. Mitsuru sembra stranamente timida. Ehi, Zenek, cosa ne pensi del matrimonio? È il frutto dell'amore. E non la banana come molti dicono. Semplice e lineare. Mitsuru sembra felice. Ticciona. Tuttavia io sono una Kirijo, non posso semplicemente prendere una decisione in base alle mie emozioni. Un accordo tra le parti come il matrimonio deve essere ponderato con cautela. Il matrimonio dei miei genitori è stato organizzato per motivi strategici, ma col passare del tempo hanno imparato ad amarsi.
non li considero sfortunati. Esistono diverse forme di amore. Non sei d'accordo? Hai un ragazzo? Dovresti sapere che non ne ho uno. Viviamo sotto lo stesso tetto, no? Non sono brava nelle relazioni romantiche. Lo diventerai. Inoltre, non ho tempo libero da dedicare a un'altra persona. Lo troverai. Mitsuru sembra offesa. Non ci credo, la biblioteca sta chiudendo e noi siamo ancora qui. Parlare in biblioteca. Non sto dando il buon esempio come presidente del consiglio studentesco. Dovremmo andare. Hai ascoltato Mitsuru mentre ti parlava dei suoi problemi personali. Il vostro rapporto si è fatto più intimo. Ho visto che sarà al Bergamo Comico, ne potrebbe essere la mia occasione per incontrarla, quindi come ci si comporta di solito? Essere tranquilli, Bubax. Non farti problemi, sono una persona normale. Mitsuru vorrebbe conoscerti meglio. Bene. Bene. Sup, dude? Ciao, Junpei. Nah, Francino, tranquillo. Allora, abbiamo maxato la magia? Quasi. Vabbè, usiamo a sto punto anche l'altro re di tua madre. Miao. Magia, re di bastoni. Thanatos. Ma che bello. Grosso. Grosso. Miao. Miao. Allora, salviamo. Direi che andiamo nel Tartarus. E andiamo nel Tartaro. Aegis? Ah, certo che non può venire Aegis. Quale pensi sia il vero significato del Natale? La gioia nel mondo. Miau. Allora, Yukari, Mitsuru, Akiko, Elizabeth, tra il 200 e il 206. Registriamo Thanatos, direi. Missioni nuove. Portami due spade che non mi interessano. Recupera ciocca, arcobaleno, sabbia del tempo. Quinto blocco, 202, 210. Tre sabbia del tempo, una tre ciocche arcobaleno. E prendiamole. Miau. Ok. Morgana miagola davanti alla webcam così possiamo vedere. Non c'è voglia di venire davanti alla webcam. Allora, Tartaro. Tra il 202 e 200, tra il 200 e il 206. 201. Gente che si va a infilare nel Tartaro quando non dovrebbe. Allora, so che non dovrei, però non male. Complimenti, Mitsuru. ...437 danni? Loki! No, qua prendiamo Loki.
Gemma Agilao. Ciao merda. Doppio colpo. Non male. Un altro Loki. A saperlo prendevo prima l'esperienza. Ricorda che hai tipo 20 livelli in più rispetto alla media. Vero, indubbiamente. But still. Bravo. I let my guard down. Oh, blocca tutto sto merda, eh. Ora esplode. Ah, debole ai tagli. De Carabia. Non so se l'abbiamo fatto. Ma ne prendiamo l'ex. Cura malia. Che difficoltà stai giocando? Normale. Ah, di già? Beh, allora, anche sti cazzi delle missioni. Troviamo sto stronzo, ce ne andiamo. Ciao merda. No. Ah, ok, normale. Vai Kiko. De Carabia, la stella marina che conosce Megido. Eo. Non facciamoci domande. Barong? Non mi ricordo se Barong l'avevamo fatto. Liberiamoci qualche persona. Ci possiamo liberare di Neko Shogun, perché lo Star Arcana è al 9. Quindi non ci serve più. ¥140.000. Hello. Sì. Allora, fondi persone, controllo richiesta, ho già recuperato roba, no, fondi persone allora, normale, papessa ci serve, imperatrice ci serve, imperatore ci serve, carro ci serve, fortuna, loro ci servivano, Bubax, grazie per il sub, benvenuto tutti i membri del Squadrone della Morte. Loro ci servono per fare lui, Koryu, ci serve Byakko, e dobbiamo salire di 2 livelli per poterlo fare, ma non abbiamo fretta, vediamo se fondiamo Loki Komokuten, possiamo fare Mot, però che palle sacrificare Uriel per fare Mot, attacco mortale, Margidine, Garudine. Facciamolo, massimo lo ricompriamo. Auto Mosk. Vai Mot. Massimo lo ricompriamo, Uriel. Mamudun. Urlo spettrale.
premuto boost. Miau. Resist light. Ok. Povero soprano Uriel. Come se non si... Chernabog. L'abbiamo già fatto, Chernabog. Dioniso, Succube, Barong, Samael. Kuhulan, Bishamonten. Riprendiamo le Nanside piuttosto. Facciamo Bishamonten. Il cazzo che ti pare. Power leveling, esatto, Breezy, grazie per il cheer. Sì, non è una questione che sia forte. Che succede? Oh no. Un jolly. Sono Loki, che culo, grazie. Che bello, abbiamo Loki. Volevo Bishamonten. Grazie Loki. E riprendiamo le Nanside. Registriamo Thanatos e registriamo Loki. Di certo meglio di quello base che troviamo. Il rimore delle persone. Imperatrice. Dai Nanside. Sì, ogni tanto può succedere la scam, ape. Va bene, salviamo, usciamo, andiamo avanti a maxare. Mercoledì, vacanza il 23 dicembre? Ah, il compleanno dell'imperatore, ok. Vicolo di Tatsumi Port Island. Credevo che volessi fare visita alla tomba di tua madre. Oh, ciao, Sanada. Non penso che dovresti essere qui. Beh, volevo farlo. Quando ho pensato a cosa dirle, non mi è sembrato giusto. Ho ancora delle cose da fare prima di parlarle. Già, sono nella tua stessa situazione. Ora non ho niente da dire a Shinji. Ho i miei problemi di cui occuparmi. Un nemico imbattibile, eh? Cavolo, chissà com'è. Mi hai letto nel pensiero. Ma non importa, ho preso la mia decisione. Lo guarderò dritto negli occhi. Dritto negli occhi. Mi piace. Conta anche su di me. Sì. Ok. Come viene spiegato l'errore di fusione nel gioco? Tipo nel 5 è la ghigliottina che si inceppa. Non è che la ghigliottina si inceppa, quello lì è una rappresentazione visiva del perché succede una fusione sbagliata. Ok? Semplicemente è un valore randomico che si applica. Allora. Oggi è mercoledì. Andiamo a prenderci la ricompensa. Diamante per 8. Con 8 diamanti cosa possiamo ottenere da te? Signore della magia. Ma ce l'abbiamo già. Preferisco come Gidolaon. Re di coppe. Onice turchese. Fante di coppe. Resistenza 2. Secondo lei prima o poi doppieranno persona? È troppo presto per una roba del genere. Prendiamoci sto fante di coppe. Ok. Fuka, Mitsuru, Imperatore, Carro.
club di fotografia, nuovo studente, speriamo che ci sia appunto l'atleta rivale, se no è una giornata buttata. Yes! Così Massimo Mamoru. Mangio boccone, vai. Tu e Mamoru avete mangiato del ramen insieme. Ehi, sono felice che ci siamo rivisti prima della mia partenza. Ti trasferisci tra poco? Ci sei arrivato, eh? Sì, parto appena ci separiamo. Mamoru sembra soddisfatto. Ciao, Denisor. La fabbrica è lontana da qui, a ovest, per cui starò in un dormitorio della zona. Mia madre ha iniziato a piangere e si è data la colpa. Io voglio sostenerli. Un nuovo inizio per la mia vita. Non sarà facile rinunciare a questo ramen, però... È il migliore in città. Ehi, devo andare. Salutalo. E decidi di salutare Mamoru. Stazione di Watodai. Ehi, Shane, prendi qua. Mamoru ha tirato fuori la chiave di un'auto. E questa? No, aspetta, non è una chiave d'auto qualsiasi. Mamoru sembra un po' triste. È di mio padre. L'ho tenuta come portafortuna. A volte mi arrabbio perché non è più tra noi. La mia vita non sarebbe così complicata, non trovi? Mi sarei goduto di più gli allenamenti di atletica. Sarei stato un ragazzo normale. Prendermela con mio padre non è che l'ennesimo tentativo di fuggire dai miei problemi. Voglio che ce l'abbia tu. È qualcosa a cui non voglio più rischiare di appoggiarmi. Finché avrai tu la chiave, riuscirò a reggermi sulle mie gambe. Così quando ci rivedremo sarò ancora fiero di me. E ho tenuto la chiave dell'auto. Grazie, Shane. Mamoru è grato della vostra amicizia. Ora hai un amico per sempre. Ciao, Ressa. Star Arcana maxato. Star mi dovrebbe dare... Non Metatron, quello lì è... Helel. Chi cazzo è Helel? Non è la mummia. Ci vediamo. L'angelo prima di Lucifero. Tu e Mamoru avete scambiato una vigorosa stretta di mano. Ciao, mancano 8 giorni alla vigilia di Capodanno. Hai preso una decisione, Shane? Beh, io sì, combatterò. Quando ci ho riflettuto ho capito che non c'era alcuna scelta da fare. Non voglio dover dire a mia madre e a Shinjiro che abbiamo fallito. Una Fiat Panda dell'89, no, è una Alfa Romeo Brera. Oggi è mercoledì. Uff. Stasera Yukari può venire con me. Nah, non ne vale la pena. Andiamo a vedere se... Se c'è il Lucky Fortune. Aumentiamo la resistenza di Thanatos. Giocherai anche Persona 4 Golden? Già fatto, Pettaverio. Lo trovi tutto sul mio canale YouTube. Oggi è il 24 dicembre, la vigilia di Natale, un giorno importante in America ed Europa. Anche se, diversamente dal Giappone, il 25 dicembre, il giorno di Natale, è ancora più importante. Sapete tutti perché festeggiamo il Natale in primo luogo? In Giappone, la vigilia di Natale è solo un giorno in cui le coppie passano il tempo assieme scambiandosi regali. Ti senti a pezzi? Vuoi chiudere gli occhi? Sì. Chi viene? Hai ricevuto un messaggio. Scusa se ho aspettato fino all'ultimo, ma oggi è Natale. Vuoi andare da qualche parte dopo la scuola? Vuoi passare il Natale con lei? Io voglio passarlo con Mitsuru! Ma non è possibile portare Mitsuru al 10 prima di Natale. E io ho corso, cazzo! No? No. Hai ripetuto la proposta di Natale? Dille di no! Hai giusto messo... Te lo chiedo un po' all'improvviso. Se non hai da fare dopo la scuola, ti andrebbe di passare un po' di tempo insieme a me? Vuoi passare Natale con lei? Di no! Scusa se te lo chiedo all'ultimo momento, ma sai, è Natale. Se non hai impegni, ti va di vederci dopo la scuola? Dille di no!
Hai ricevuto un messaggio. Scusa se te lo chiedo all'ultimo momento, ma sai che giorno è oggi? È Natale. Ti andrebbe di passare un po' di tempo insieme dopo la scuola? Dille di no! Non c'è Mitsuru, Dreamer. Come? Mitsuru è al 4! Evidentemente tu avevi Mitsuru di uno più in alto? Non lo so. Io l'avevo al 3. Mmm.